Ciao Bettis.it, mi diverto sempre nel caso di queste saghe piuttosto recenti a rivedere le vecchie video recensioni e al di là dei tagli di capelli improbabili e della faccia improbabile e ovviamente del critico improbabile, però mi sono divertito a rivedere le video recensioni dei primi Maze Runner che mi sono piaciuti sempre, fin dall'inizio, no? Ho sempre avuto stima nei confronti di questa saghetta sagace. E nella seconda video recensione c'era addirittura quel ragazzaccio di mio marito alle mie spalle che faceva cose strane in cucina qui. E quindi siamo arrivati alla fine, anche nelle video recensioni, chi lo sa. Però Maze Runner, la rivelazione di Wes Ball, è stato bello secondo me avere Wes Ball per tutti e tre i film. Dylan O'Brien è diventata una piccola grande star, l'abbiamo visto anche in American Assassin, mettercela tutta vicino a Michael Keaton. E l'abbiamo visto anche in un bellissimo film di Peter Berg, Deepwater Horizon, che mi è piaciuto da morire. Sappiamo che Dylan ha avuto un problema, ha avuto un incidente durante la lavorazione di questo film e che questo film ha avuto dei problemi produttivi. Infatti ha avuto un budget leggermente più alto. Ma c'è sempre Wes Ball che gioca con la palla e la palla. E il film non è una palla, il film è buono. È tutto molto serio, è tutto molto virile. Mi piacciono molto i piani d'ascolto, mi piacciono molto le inquadrature di persone che reagiscono, mi piace molto la reazione all'azione in questo film di Wes Ball. E diciamo che Thomas, il personaggio di Dylan O'Brien, vabbè, sapete appunto, prima c'erano i dolenti, poi c'erano gli infetti, prima c'era il labirinto, poi c'era En plein air, Mad Max, adesso siamo un po' ancora Mad Max, con poi un omaggio secondo me bellissimo alla Terra dei Morti Viventi di George Romero. Romero ci ha lasciato non troppo tempo fa, quindi ogni volta che possiamo ricordare Romero è sempre bello. E devo dire, c'è un'idea di rivoluzione, c'è un'idea di rivoluzione politica, c'è un'idea di creature che decidono di anche controllare qualcosa, come accadeva allo zombie bellissimo che riusciva a prendere in mano un mitra. No, allo zombie Che Guevara che cambiava politicamente tutto, cambiava il suo modo di essere creatura, cambiava il suo modo di interazione, cambiava tutto, cambiava il suo rapporto con chi non era zombie come lui. E questo Romero lo raccontava in quel bellissimo film dove c'era anche Asia Argento, che era la Terra dei Morti Viventi. Fu un flop. Qui c'è appunto l'idea di Thomas che deve arrivare a capire, arrivare a salvare. C'è sempre l'amicizia, Maze Runner è sempre stata una saga che ha raccontato molto bene l'amicizia, ci saranno delle sorprese. Voi direte, c'è il dito medio a dito corto in questo film? Ovvio che c'è, perché c'è appunto questa interazione sempre molto polemica tra Thomas e il personaggio interpretato da Aidan Gillen, che come sempre è un personaggio estremamente ambiguo, ambiguo proprio, ambiguo, più ambiguo del pesce del senso della vita dei Monty Python. E quindi poi c'è Thomas che ha tanti dubbi, c'è Thomas che sta arrivando al cuore del problema, c'è un amico da salvare, c'è una città da penetrare e voi direte, è delle signore da penetrare? Può essere, però c'è anche forse un po' un'idea di essere conteso. Sapete, la contesa c'è sempre in questi film, c'è in Hunger Games, c'era in Twilight e quindi perché no? Sono appunto queste grandi avventure che vengono dalla fantascienza distopica con ragazzini in grandi avventure per adulti, che è un po' la linea di questi ultimi anni. Molto interessante. Horror, sci-fi, Mad Max, vampiri, lupi mannari. Mi piace molto sempre anche il giovane che viene messo di fronte all'ambiguità non solo di Aidan Gillen, non solo di Dito Corto, ma di un mondo adulto che è sempre più difficile da decodificare. Quando ero giovane io era più facile vedere chi erano i cattivi, a volte andavamo a vedere gli Indiana Jones dove c'erano i nazisti che morivano così ed era sempre bello. Oggi è tutto più ambiguo per il giovane spettatore. Il cinema è bravo il cinema, qualora no, questa entità è bravo il cinema hollywoodiano a presentare, e c'è in tutte queste saghe, c'è una grande ambiguità, e cioè i rivoluzionari sono veramente dei rivoluzionari o sono dei fascisti travestiti? Il sistema è realmente fascista o in realtà sono solo delle persone estremamente responsabili, come anche gli antagonisti di Churchill nel bel film? Di
Joe Wright che farà vincere l'Oscar a Gary Oldman. Gary Oldman vince l'Oscar anche grazie al trucco di chi? Di Katsuhiro Tsuji, l'abbiamo detto e ripetuto. E beh, qua c'è un make-up stupendo, un omaggio al fantasma dell'opera. Quale, voi direte? Which one? Quello del 25, il primo, va bene, di Rupert Julian, dove c'era Lon Chaney Senior, che, come sapete, un po' come faceva Lynch quando faceva il suo figlio, che, vabbè, è prematuro ma è sempre un bambino, e come no, è proprio un bambino, vabbè, sapete che Lynch non faceva entrare nessuno, faceva sto bambino strano nel suo Eraser ed è molto forte, insomma, mi ha veramente distrutto a me l'immagine di quel bambino che, insomma, non sembrava proprio un bambino, ma è una battuta del film, è prematuro ma è un bambino. Ecco, Lynch non faceva entrare nessuno, Lon Chaney, questo genio, ok, questo nostro padre, questo nostro fantasma dell'opera, l'opera, che faceva? Se distruggeva la faccia, si allungava il naso, si metteva le cose, faceva così, quanto soffriva questo ragazzo per farci, per terrorizzarci. E io ho visto in un personaggio bellissimo di questo film, che ha a che fare con il momento più terra dei morti viventi di Romero, ho visto un omaggio stupendo a quella faccia indimenticabile, di mostro indimenticabile, che era veramente Gaston Leroux, era veramente il mostro uscito dalle pagine di Gaston Leroux. Io ho visto, e che bravi che sono gli hollywoodiani quando creano questi ponti che noi critici di merda dobbiamo assolutamente riconoscere, perché se no, vabbè, già rubiamo lo stipendio, ok, però voi che siete sempre innocenti, meno male, però c'è sempre questo omaggio alla tradizione e la stratificazione dell'arte, che è una cosa bellissima che mi emoziona. E quindi ho rivisto un omaggio, ho rivisto il fantasma dell'opera all'opera, ok, in un personaggio fighissimo di questo Maze Runner, la rivelazione che c'ha avuto un sacco di problemi. Voi direte, com'è Dylan? È stanco, si vede che è Thomas, la recitazione di O'Brien che ha avuto un sacco di problemi, si è fatto male, il film, è un po', l'ho sentita questa sua difficoltà anche in relazione alla storia, che diventa più tosta, più drammatica, più apocalittica, più definitiva. A me Maze Runner non mi dispiace, prima c'era il labirinto, poi c'era il mondo en plein air, mo c'è la città da penetrare. E insomma, è una bella e dignitosissima chiusa di saga. Maze Runner, la rivelazione, Wes Ball! Ciao, Bad Taste!